nascondimento di quella che è la originaria imposizione dell'emendamento che con questo viene modificato. Su questo noi saremo vigili, è evidente che noi non potremo tollerare che la possibilità diventi doverosità e che il mutamento dei verbi e degli avverbi significhi soltanto accontentare tra virgolette l'Aula e poi sostanzialmente disapplicare invece la necessità di una oculata applicazione di questa norma. Perché io su questo sono d'accordo con il collega Palese, cioè non è possibile creare un discrimen così pesante, così secco, così penalizzante all'interno dello stesso contesto. Ma questa è una formula che se fosse usata con ragionevolezza, se non fosse una regola e la possibilità non diventasse un obbligo, potrebbe garantire caso per caso, volta per volta, una puntuale e accettabile gestione del problema. Questo è il motivo per cui Forza Italia voterà favorevolmente su questo emendamento. La ringrazio. Giancarlo Giordano. Grazie Presidente. Noi guardiamo a questa legge senza ingenuità, perciò sappiamo che essa va a chiudere processi già in atto sul territorio, altro che autonomia dei comuni. I comuni sono soggetti debolissimi, ancor più che questo Parlamento. E sono deboli perché sono alla canna del gas. Noi dovremmo legiferare per aiutarli ad essere effettivamente autonomi, mentre, come si può dire, stiamo legiferando per renderli ancora più soli. Tutti sanno, ognuno per il proprio territorio in quest'Aula, quanto potenti siano le lobby che assediano i comuni, perché sono lobby che partono da qui e sono lobby che pretendono la privatizzazione di un settore che la politica ha più sabotato che aiutato, con, come direbbe qualche vostro fine dicitore, un ciaone alla volontà popolare espressa nel 2011. Onorevole Scotto. Grazie signor Presidente. Perché ci soffermiamo su questo emendamento? Perché, come diceva la collega Pellegrino e da ultimo il collega Giordano, rischiamo di trovarci di fronte alla chiusura del cerchio. Dopo anni di battaglie, di mobilitazione dei comitati e di scelte che sono state prese per via referendaria, non semplicemente da qualche consiglio comunale che ha deciso di pubblicizzare integralmente il servizio idrico o persino da una legge. In quella differenza tra preferenziale e prioritario si cela sostanzialmente